gave my love to a shooting star. She moves too fast that I can't keep up. Chasing, I'm in love with a shooting star. She moves too fast when she falls, then I'll be waiting. Gave my love to a shooting star. She moves too fast that I can't keep up. Chasing, I'm in love with a shooting star. Amici Planet TV, noi siamo tornati a Lucca perché c'è un motivo molto forte, ci interessa anche molto, perché l'estate sta arrivando e quindi se sta arrivando noi andiamo a vedere se sono pronti, eh? È vero, e quindi noi, come di consueto, quando arriva l'estate ci sono le aperture, le inaugurazioni di alcuni locali dove Planet TV non può mancare. Eh certo, perché ci sono quei locali che vanno di moda. Uno di questi si trova a Lucca. È un locale molto speciale e particolare, a noi piace molto, si chiama Il Guercio. Il Guercio, non possiamo mancare a questo nuovo appuntamento perché il 7 di giugno ci sarà l'inaugurazione dell'estate, dell'aperto del Guercio, perché è un ristorante che è aperto tutto l'anno, naturalmente, dove si mangia benissimo, però d'estate ogni prima, cioè ogni domenica, no? ogni domenica sera c'è questa speciale, con sai, anche DJ, con il nostro amico eccetera, Riccardo Scioni che viene qua, ci sono tantissime persone. Ma ora aperto si può mangiare qualcosa? Sì, uno perché è un ristorante meraviglioso che è tutto gestione familiare. C'è certo, la mamma Elena, c'è il babbo Franco, mamma Elena in cucina, Francesco, tutto fatto in casa. Antonio sono un po' meno, mi sta un po' antipatico Antonio, però è il proprietario, è un po', no, ma è simpaticissimo. Tutto, poi dietro nella gestione c'è anche Franca con suo marito, certo, che è Vittorio Tosto, che è calciatore famoso. Famosissimo, calciatore dell'Empoli, Salernitana, Fiorentina. Ormai con Planet TV questo locale lo conoscete, noi entriamo, ti faccio anche mangiare, perché sì, qui si mangia perché, molto perché bene. Per ora ancora non c'è. E andiamo a scoprire cosa faranno, perché stanno facendo dei lavori per riaprire. Però si cena, vero? Ora si va a cenare un po' di pesciolino, voglio un po' di pesciolino, cioè ce l'hanno il pesciolino. Ce l'hanno il pesciolino, ce l'hanno. Allora, andiamo con Planet TV, Il Guercio, Lucca. Damas y caballero, esto es otra más. ¿Están listo? Siéntete el ritmo. Guercio volà, Guercio volà. Guercio volà, Guercio volà. Escucha esta música, sé que te gusta. Este es el ritmo que tú lo disfrutas. Bailando toda la noche, ese es
L'estate sta arrivando, l'estate, qui abbiamo Antonio e qui Mario. Antonio, proprietario del Guercio, l'estate sta arrivando, ti stai preparando, questo ristorante è aperto tutto l'anno, però si trasforma nel periodo estivo, vero Antonio? Sì, siamo pronti anche per quest'anno 2015, il 7 di giugno inauguriamo l'apertura del Guercio con il nostro direttore Frullino. Che è abbronzato quest'anno. Detto Mario. L'anno scorso era bianco, quest'anno è nero, però. Quest'anno è abbronzato. Si sta già preparando, si è abbronzato prima, perché di solito si abbronza durante, vero? Lavorare qua, Frullino. Preparare per l'estate, vero Frullino? Allora, quest'anno ha cambiato un po' tanto, no? Perché questo è un ristorante che è aperto tutto l'anno, dove si mangia benissimo, dove ci sono sempre degli eventi anche durante l'anno. Però d'estate si trasforma, c'è tutto questo immenso parco all'aperto, insomma è una cosa molto bella. Sì, quest'anno ancora più bello. Abbiamo fatto delle innovazioni di design, si dice così, no? Non è una parolaccia. Si può dire design in televisione, non lo so, ora ci pensiamo. Fatti dal nostro architetto Frullino, cioè non era direttore, che è anche ingegnere ora. No, abbiamo fatto alcune modifiche sia nella parte esterna e nella parte interna, che poi questo inverno usufruiamo per avere una continuazione delle nostre serate. E ogni domenica Planet TV, no, a parte quello, cioè ogni domenica ogni domenica Frullino, direttore, ogni domenica è stato fatto questo restyling del Guercio, che è veramente, io per ora non si vede niente, ma lo sto guardando, che è molto bello, molto bello. Ci sarà sempre, allora, l'ingresso a periscena, vero direttore? L'ingresso a periscena con periscena esagerata, esagerata. Me atrapa, me tiene al borde de la locura, es que tu cuerpo es pura adrenalina que por dentro me atrapa, me tiene al borde de la locura. Mister Papa e Pomodoro. Mister Papa e Pomodoro. Mister Couscous. Mister Couscous. Io sono timido, Ma tu sei mister facoltativo, no? Sì, è chiaro. Solo cose buone. E lui invece è mister stufato. Io sono mister sformato. Saluto a casa. Con caschio comienzo a temblar. Un beso tuyo es como mi medicina. Llévame al cielo a volar. Es que tu cuerpo es pura adrenalina. No, io non parlo. No, te non devi parlare, assolutamente. Io mi ricordo quando i miei clienti mi vogliono. Cosa stai servendo? Cos'hai di secondo? Lei è bellissima. Piselli e patate e cosciotti di pollo al forno, buonissimo. E quindi tu stai servendo pasta la prima portata, pasta all'arrabbiata, il piatto caldo, ma c'è, e ti chiami scusa? Valerio, detto il codino, guardate, è il più bello, il codino, ma fai vedere il codino, fallo vedere il codino, fai vedere il codino, c'è il codino, c'è, e qui invece c'è l'uomo caldo e l'uomo freddo, bravo, perfetto, hai indovinato al volo, lui lo serve caldo e lui lo serve freddo, sì. Cioè, vedi, la signora le piace freddo, no, la pensa anche caldo la signora. Stiamo parlando di pasta asciutta, naturalmente. Andiamo. Allora, cioè, ha preso il primo caldo, tu invece che stai dando? Pasta fredda tricolore. Poi musica, divertimento. Musica, divertimento con la grande sigla di... La nuova sigla che poi scoprirete, che vero? Scoprirete. Francesco, la sigla! Ancora noi siamo a notte fonda, ci sono i lavori in corso, ancora non è caldo, lui sta facendo il fighetto con le maniche corte, ma ancora non è caldissimo, proprio caldissimo, caldissimo. Ma tra poco dai 7 giugno sarà caldissimo, vero? Sì, ora dai 7 giugno sarà caldissimo. Perché seguo quello che sta dicendo Mario, che è importante, che ogni domenica c'è un cambio di DJ, che facciamo una domenica Riccardo Scione, una domenica Saverio Riccardo.
le sorprese, se venite qua, vedete sorprese, naturalmente, se no non sarebbero sorprese. Ci sono delle novità per quanto riguarda anche cotte. Le cotte, come tutti gli anni, si lancia sempre qualcosa di nuovo. Siamo andati sulla frutta per far bere sempre meno la gente alcolici, e nello stesso tempo uno si può divertire lo stesso. E, insomma, la nostra politica è un po' quella di avere tutta gente di tutte le età. Prepariamoci, hey! Giugno, non mancate questo appuntamento, ricomincia questa storia il Guercio. A Lucca è famosissimo, ma in tutta la Toscana, dal 7 giugno ogni domenica, tutti gli altri giorni, al ristorante alla grande. E poi dopo c'è il 7 giugno, ogni volta c'è una grande festa. Non mancate Antonio, il proprietario, Mario, detto Frullino, il direttore, e tutti noi vi aspettiamo al Guercio, Lucca, via di Camaiore. Poi uno va in mare, torna dal mare e si ferma qui. Che meglio di così. Più estate di così, noi state con noi, no? Estate con noi. Ciao, 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 Guercio, ciao. Planet TV.